giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?» Essi risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell'uomo», disse, «deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Ricordate quelle interrogazioni o quegli esami dove il professore ti faceva una domanda precisa e tu rispondevi sì esattamente, ma ti mancavano tanti di quei dettagli che il professore era costretto a spiegarti con pazienza tutto il contesto dove andava inserita la risposta. E tu constatavi amaramente di aver detto ben poca cosa rispetto a quello che voleva il professore. Così è oggi nel Vangelo. Gesù il Maestro fa gli esami ai suoi discepoli. Li porta in un luogo solitario e inizia con le domande. Cosa dice la gente di me? Beh, questa non è una domanda difficile. Raccontare cosa fanno, dicono e pensano gli altri fa parte del nostro bagaglio dialogico. Nel parlare siamo molto più orientati a dire la vita degli altri che la nostra. C'è naturalmente più facile e a volte questo rischia di farci scadere nella mormorazione. Ma non è il caso di questo incontro tra Gesù e i suoi discepoli. La domanda, pur facile, ha comunque un contenuto altamente spirituale, per cui non c'è spazio per le chiacchiere. Cosa dice la gente di Gesù? A questa domanda i discepoli rispondono, sembrerebbe dal Vangelo tutti quanti. Poi Gesù, il Maestro, pone la domanda difficile: «E voi, chi dite che io sia?» Qui casca l'asino. Questa è una domanda che zittisce i discepoli, tranne uno, Pietro, che istintivamente risponde: «Tu sei il Cristo di Dio». Certamente la risposta è esatta, ma nello stesso tempo incompleta. Anche per questo Gesù ordina di non riferirlo a nessuno. Sì, perché limitarsi a dare di Gesù un'identità solamente divina è cosa rischiosa. Quante volte anche noi ostentiamo la nostra fede, ponendo a vessillo un Gesù talmente idealizzato che poco ha a che fare con le fragilità umane e quindi con gli uomini. Cioè ci dimentichiamo della sua umanità. Allora Gesù aggiusta la risposta: «Caro Pietro, questo Cristo di Dio di cui parli è anche colui che sarà disprezzato dagli uomini e perseguitato e ucciso, e dopo risorgerà. Non è il Dio delle vittorie facili, dei poteri e delle glorie, neppure delle sicurezze e delle verità certe. Diceva una vecchia canzone del Gen Rosso: è il Dio che ha creato ogni cosa, ma ha nascosto l'amore dietro le apparenze di morte e di dolore». Quindi è qui il contesto della risposta di Pietro. Solo nel dolore si capisce la vera identità di Gesù, il Cristo di Dio.